prodotto 100% sangiovese, fa passaggio in legno piccolo, quindi in barricche per 9 mesi, l'annata è un 2008, questo è... Ma io a questo punto mi... Paolo, via! No, scusami, siamo in casa di Andrea! Lasciamo spazio! Ma Andrea, il suo concetto non ce lo spiega! Assolutamente! La cosa dei vini. Allora, profumi, dunque, diceva il sangiovese. Perché Cottaccio? Questo lo devi chiederlo a loro. Cottaccio. Che è il nome della vigna, no? La vigna dove viene il prodotto si chiama Cottaccio. Perfetto. Cioè l'azienda è divisa in poteri una volta. Ogni potere aveva un nome. E questo è il potere Cottaccio. Che nasce appunto questo sangiovese. Dopo si assaggerà il Monte Loro, che nasce dal potere Monte Loro, niente a che vedere con Monte Loro di Fiesole. Allora, questo è Sangiovese in purezza, quindi si diceva prima, quella zona lì non è facile. Sangiovese senza particolari accorgimenti risulta molto aspro, molto nervoso. Questo è un vigneto un po' più vecchio rispetto agli altri, diciamo, dei vostri filari, quindi giustamente col tempo le radici sono più profonde, il carattere anche dei vini è meno esasperato, poi fa più legno, e state bevendo il 2008 invece del 2010, quindi diciamo è un vino che è, diciamo, quasi al punto giusto di maturazione. Il colore, vedete, è un pochino più scuro rispetto all'altro, e però non è ci si crede che è tutto sangiovese, perché non già quella macchia di colore che spesso sulle riserve o comunque vini più importanti gli internazionali riescono a dare. A livello di profumi è più rispetto all'altro, ovviamente il floreale è quasi floreale passito, è un purpurri floreale, se c'è la viola, ma non è ovviamente la viola fresca di prima, la frutta rossa in confettura, lamponi, fragole, si sente molto il tabacco, una leggera nota di pepe, qualche tostatura e una nota anche qui, una prugna e il... In generale chiaramente è un vino che dà respiro più ampio, più magari se avete il bicchiere quello più grande vuoto, passatecelo un attimo dentro così vi si ossigena un po' meglio, però ovviamente dà più l'idea di, appunto si sente anche l'evoluzione, qualche nota di evoluzione, qualche nota eterea appena accennata. Soprattutto si vede in bocca, la struttura cambia tantissimo, no? C'è il tannino molto più presente, si vede come pizzica la bocca, c'è una bella freschezza, la sapidità molto maggiore dovuta alle radici più profonde, e soprattutto questo è un vino che si fa un pochino più fatica a berlo senza mangiare, no? Sentirete quando arriverà la carne, che sarà adattissimo, ma bevuto da solo, come tutti insomma i grandi sangiovesi hanno bisogno di qualcosa nel piatto, da solo è un po' piacevole, ma ovviamente è meglio se abbiamo qualcosa che possa bilanciare questo bel tannino e queste sensazioni che abbiamo in bocca. Una bella persistenza, il corpo e la struttura sono abbastanza più elevati rispetto all'altro, e quindi un vino che è tradizionale toscano, ma da rossi, da secondo eventualmente carni rosse.